Massimo Gargano, vicepresidente della Coldiretti. Perché è così importante risolvere il problema del settore agropastorale in Sardegna? Perché rappresenta sicuramente la metà, più della metà del fatturato agricolo di questa regione, e perché è una vocazione di straordinaria modernità di questa regione, perché sostanzialmente è una regione che punta sul turismo e quindi sul valore ambientale. Non può immaginare proprio in questa regione di non avere delle pecore, e quindi un sistema allevatoriale che mantiene i territori vivi, vitali, fertili. Io credo che ci siano tutta una serie di motivazioni fortissime, ultima, ma soltanto in ordine di comunicazione, quella che un pezzo importante del Made in Italy si chiama formaggio ovino, si chiama pecorino romano. Negli scorsi mesi ci sono state proprio molte proteste dei pastori e degli allevatori sul costo del latte. Perché allora la Coldiretti a livello nazionale è intervenuta così tardi sul territorio sardo? Guardi, per una motivazione molto semplice, perché abbiamo affrontato la questione sicuramente in dei tempi che potevano essere anticipati, e non c'è dubbio, ma sicuramente lo abbiamo fatto con una piattaforma seria, vera, possibile, praticabile, sulla quale ci abbiamo messo la faccia e sulla quale sostanzialmente dimostriamo anche quelli che sono i nostri metodi. Una macchina che è più lenta a partire, questo è indubbio, ma è una macchina inarrestabile, determinata, orgogliosa, lucidissima e assolutamente seria rispetto all'assunzione di responsabilità e rispetto alla rappresentanza dell'agricoltura italiana e del sistema allevatoriale, in questo caso sardo. Ci illustri questa piattaforma? La piattaforma parte da un concetto molto molto semplice e possibile. Il 30 saremo ricevuti a Roma dal Ministro, 25 milioni di euro sono quelli che chiediamo per stoccare questo pecorino romano. Una volta stoccato questo pecorino, è indubbio che chiederemo preventivamente di avere un nuovo sistema relazionale con degli industriali che ad oggi non hanno mostrato di poter e di saper comprendere che è sulla qualità, sulla territorialità, su questi valori che si fonda una competizione di mercato e non semplicemente sui costi, magari importando latte dalla Romania o dai paesi asiatici, come accade, e quindi portare la competizione esclusivamente sui costi. Quindi uno stoccaggio di questo prodotto con un contratto almeno biennale che serva sostanzialmente a un nuovo sistema relazionale. Poi sicuramente comunicare meglio e di più le valenze nutrizionali, territoriali, etiche di questo pecorino romano, poi sicuramente affrontare la questione e dentro il PSR con la misura sul benessere animale, poi ristrutturare sicuramente il credito, sono di queste nostre aziende, è questo il pacchetto di Russia, una proposta che vogliamo, ovviamente condita da un osservatorio economico sui prezzi e dalla una camera di compensazione che preveda che le regioni dove stanno le pecore, ovviamente, quindi la Sardegna, il Lazio, la Toscana, la Sicilia, siano le regioni rappresentate per delle misure che uniscono il sistema e non lo dividono, magari con iniziative estemporanee, belle e simpatiche quanto si vuole, ma che poi non consentono di portare a casa nulla. Quindi questa è la piattaforma possibile, è una piattaforma aperta, ce la siamo confrontata oggi, la confronteremo nelle prossime ore su tutti i territori delle regioni che ho appena citato. Credo che sia la partita, va bene, del Made in Italy, e sia la partita della pastorizia italiana che parte giustamente in Sardegna. In caso di risposta negativa a parte del Ministro dell'Agricoltura, quali saranno le iniziative della Coldiretti? Guardi, noi discutiamo con l'istituzione chi ha le responsabilità decisionali sulla base di questioni serie, possibili, praticabili, che mettiamo per iscritto proprio perché questo è il nostro stile. L'altra faccia del nostro stile è quando delle battaglie giuste che vengono tradite appunto da una filiera distorta, in questo caso abbiamo citato gli industriali,
ma non dimentico di citare una grande distribuzione ottusa che praticamente pratica degli incarichi incredibili. Ma adesso lei mi ha fatto una domanda sulle istituzioni, allora se trovassimo delle istituzioni sorde rispetto alla piattaforma, rispetto a un nuovo sistema relazionale e rispetto alla proposta di una filiera tutta agricola, tutta italiana, allora ci sarà una mobilitazione durissima nei confronti di questo sistema.